Ciao Dolcetta e bentornata nell'evento Pasqua 2021. Sono qui per cominciare il nuovo flirt. Oggi andremo all'appuntamento con Priya, così scopriremo l'illustrazione con lei. Quindi cominciamo subito. Oh, ed eccoci qui, che carino che è il loro appartamento. Ciao! Ciao amore mio, ecco il tuo cestino e un bel bicchiere di succo di guava per darti coraggio. Cosa stai tramando? Non dirmi che hai dimenticato che giorno è. Sei pazza, avrei dovuto saperlo. Ogni volta che c'è qualcosa da festeggiare, ricevo una delle tue strambe sorprese. Una caccia alle uova di Pasqua non è un'idea stramba. Almeno non mi annoierò. Mi ha baciata sulla guancia. Non lasciare mai quest'anima da bambina. Priya ha preso il cestino con entusiasmo e ha cominciato a cercare nell'appartamento. Mi dai un indizio? Vediamo. Beh, i cioccolattini non hanno la forma di uova o coniglietti. Di gallina? Nemmeno. È un animale che non ha bisogno di bere acqua, vive in un ambiente arido ed è minuscolo. Sembra la descrizione di un marsupiale. Lo è. Fa parte della stessa famiglia. Ma non è un koala? Molto più piccolo. Vediamo, non un canguro, non un opossum, non un diavolo della Tasmania. Trovato! Ha tirato fuori il cioccolato nascosto nel nostro scaffale dei libri. Oh, l'aquilone! Ok, continuiamo. Un Bilby, è così carino! È uno strano allontanamento dalla tradizione. È stata Nina a darmi l'idea. In Australia a Pasqua fanno i Bilby di cioccolato. Il denaro raccolto viene utilizzato per salvare questo animale in via di estinzione. Oh, non lo sapevo! È una tradizione commovente. Ma quindi fanno la caccia di cioccolato come nel nostro paese? Sì. È divertente. Ho studiato le tradizioni per una presentazione nel mio primo liceo. E avevo imparato che in un paese in particolare la tradizione è quella di creare un aquilone. Si riuniscono tutti sulla spiaggia per far volare i loro aquiloni. Bello, mi piace. Usano un tessuto speciale che crea un suono vorticoso mentre si muove con il vento. Dicono che rappresenti il suono della festa. Deve essere bello da vedere. Di che paese si tratta? Non sono l'unica a giocare oggi. Indovina un po'. Aquiloni sulla spiaggia. Credo che sia un'isola. Un'isola dove voglio andare. Le Bermuda? Sì! Ok, altro pezzo di illustrazione. Andiamo avanti. Lo aggiungo alla nostra lista delle cose da fare. Con piacere, la prossima Pasqua voleremo alle Bermuda. Beh, nel frattempo hai una caccia al bilby al cioccolato da portare al termine. Hai ragione, mi concentro immediatamente sul mio obiettivo. Priya ha cercato in ogni angolo dell'appartamento senza trovare nulla. La sua indagine l'ha condotta al nostro guardaroba. Che cosa? Ma cos'è? Un bilby di cioccolato? No, quel vestito sotto non sembra appartenere a nessuna di noi due. Oh, questo? Ho afferrato il costume per metterlo davanti a me. Potremmo celebrare insieme la Pasqua a modo nostro. Oh, sì, potremmo festeggiarla subito. Mi ha baciato il collo con ardore prima di allontanarsi lentamente. Mannaggia, anche io avevo programmato qualcosa per Pasqua, ma non voglio rovinare tutto. Davvero? Di cosa si tratta? Dalla sua borsa da lavoro ha preso dei bastoncini di bambù e un tessuto. Volevo festeggiare la Pasqua come alle Bermuda. Ma che carina e arrossita! L'avevo già pianificato in realtà. Io adoro questa idea. Oh sì, mi piacerebbe molto, è una grande idea. Davvero? Non sto rovinando la tua organizzazione? Posso sempre metterlo più tardi il vestito, in serata. Ok, mi sa che ci siamo quasi. Ok, iniziamo il nuovo dialogo con Priya. Oh, ma che bella la loro cucina! Anch'io ho questa pianta di Ikea. Guarda cosa ho trovato. Ho anche diversi tessuti per fare l'aquilone perfetto.
Ne rimarrò un po' per farne altri. Oh, sono bellissimi! Posso scegliere quello che voglio? Visto che mi hai costretto a mettere in soqquadro il posto per trovare Bilby, farò giocare anche te. Se rispondi correttamente a questa domanda, ti sarà permesso di scegliere il tuo tessuto. Ok, conosci il mio amore per i quiz, fai pure. Qual è il record mondiale di velocità dell'aquilone? Allora, dovrebbe essere questa qui, 200 km orari? Sì, è così, 212 km orari esatti. Deve sembrare il rumore di un tuono. Ho scelto il tessuto che mi piaceva di più e per buona parte del pomeriggio abbiamo fatto il nostro aquilone in maniera molto meticolosa. Spero che volerà. Possiamo andare a provarlo ora? Wow, che bello al parco! Anche il tempo è fantastico. Ok, sei pronta? Abbiamo dovuto tentare diverse volte il lancio per fargli prendere il volo, ma alla fine ci siamo riuscite. L'aquilone volteggia nel cielo, la corda tira, mentre noi cerchiamo di tenerlo meglio che possiamo. Dai, seguimi! Abbiamo iniziato a correre come due matte nel parco, sotto gli occhi dei passanti divertiti. Wow! Che bella la loro illustrazione, ma sono bellissime insieme! Adoro! Questo mi sa tanto che sarà l'outfit che completeremo andando avanti con l'evento. Veramente carina anche la loro illustrazione, mi piace molto molto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Complimenti, hai completato l'illustrazione, adesso hai vinto l'elemento stivali. Comunque, queste tenute sono così carine che io finirò i soldi per comprarle anche di altri colori. Così, dai. Non vedo l'ora di completarla. E adesso tocca a Ryan. Quindi, dopo toccherà a Castiel e Jan, che anche loro sono i miei due preferiti. Va bene, li vedremo solo alla fine. Cominciamo l'appuntamento quindi con Ryan. Ed eccoli qui. Ciao amore mio. Ciao, a cosa devo questo benvenuto? Sai che giorno è? Fammi indovinare, stai organizzando una caccia alle uova di Pasqua. Dio, sono così prevedibile. No, è che ti sto iniziando a conoscere abbastanza bene. E pensa un po', quest'anno non sei l'unica che ha preparato qualcosa. Oh, dimmi di più. Farò la caccia alle uova se dopo accetti la mia sfida. Bene, giochiamo. Inizieremo con la caccia e poi accetterò la tua sfida. Ok, primo elemento dell'illustrazione. Andiamo avanti. Ryan ha aperto tutti i ripostigli della cucina e finalmente ha trovato il primo Bilby di cioccolato nascosto in un vaso. Trovato! Ben fatto! Ma non è un uovo di cioccolato, è un topo? Un Bilby! Hai deciso di rinnovare la tradizione? È stata un'idea di Nina, in realtà è una tradizione australiana. La vendita dei Bilby di cioccolato permette di raccogliere fondi per salvaguardare questa specie protetta. Questa è una bella idea. Non sapevo della tradizione. E nemmeno io prima di questo evento ne sono molto felice. È divertente, comunque. La mia sorpresa ha anche a che fare con una tradizione molto particolare. Ah sì? Una tradizione messicana, riesci ad indovinare? Ma questa è facilissima da indovinare, ovviamente è la pignata. Non pensavo che l'avresti trovato così facilmente. Hai portato una pignata? Fantastico, ho sempre voluto sfogarmi su una pignata, sinceramente anch'io ancora purtroppo non l'ho potuto fare nella mia vita questa cosa. Ho sempre voluto farlo. Questo è il tuo giorno, allora. Wow, andiamo avanti. Ryan ha portato fuori la pignata a forma di cuore, che carino. È colorata e molto più grande di quanto immaginassi. L'ho Fatto appositamente per oggi, ma ho cambiato un po' la tradizione. Ossia? Ho solo trovato qualcosa più simile a noi, vedrai. Mi incuriosisci sempre di più.
Ma tu hai ancora del cioccolato da trovare? Eppure ho già messo a soqquadro il salone prima. Forse non è nel salone. Che bella la loro camera da letto, Dio adoro! Vediamo. Ha subito trovato il Bilby, appoggiato tra i due cuscini del nostro letto, su un costume da coniglietta. Non è solo cioccolato. Ah sì? Di cosa stai parlando? Di questo? Ha sollevato il vestitino da coniglietto, interrogandomi con gli occhi. Se trovi l'ultimo Bilby, metterò il resto del vestito. Ho messo le orecchie e gli ho fatto l'occhiolino. Oh, ok, me ne occuperò subito. Wow, cosa stanno facendo? Oddio, voglio troppo vederla questa illustrazione. Nel guardaroba ho trovato tutto. Quando si è girato, avevo già messo il vestito. E che rapidità! Ok, stai cambiando le regole del gioco. Non è esattamente quello che avevo previsto. Possiamo aspettare per il mio gioco. Voglio fare prima il tuo. Ok, va bene. Ha appeso la pignata nella stanza. Allora, sai come funziona? Esatto. Devo colpirla per far uscire le caramelle. Devi scegliere la tua arma. Questa qui. Ho slacciato la spazzola per afferrare il manico della scopa. Ok, mi faccio da parte. Sento che stai per fare una strage. Ho colpito la pignata con tutte le mie forze diverse volte fino a liberare la sorpresa. Ma non sono caramelle o cioccolato. Oddio, allora cos'è? No, ho unito le tradizioni per creare la nostra. Ok, Ho preso una boccetta caduta dalla pignata. Sembra vernice, eh? Pittura commestibile al cioccolato. Ma scusate, esiste veramente sta cosa? hai mai provato il body painting? Ah, no, mai. Ha tolto la maglietta. No, vabbè, io sono impressionata. Wow, salve. Comincio io, ma mi dispiace, questo rischia di sporcare il tuo vestito. Wow. Fantastico! No, vabbè, raga, ma anche questa illustrazione qui è bellissima. Quindi praticamente dipingerà sul corpo della dolcetta con la vernice di cioccolato e poi lei farà lo stesso con lui. Ok, va bene. Wow, allora, devo dire che queste illustrazioni che abbiamo visto sono una più bella dell'altra. Sono rimasta piacevolmente stupita e sinceramente nutro grandi aspettative. Io lo prenderò così. No, che bello, lo voglio così. Nutro grandi aspettative per l'illustrazione di Castiel e Jan, che non vedo ovviamente l'ora di vedere, perché anche le loro sento che saranno fantastiche, ci daranno grandi soddisfazioni. Quindi, allora, il prossimo. Oh, hanno lasciato Castiel per ultimo, ma guardate un po', il prossimo personaggio sarà Jan, che vedremo ovviamente la prossima volta. Io spero che questo evento vi stia piacendo, a me davvero tantissimo. Aspetto ovviamente di sapere giù cosa ne pensate e se apprezzate le illustrazioni che abbiamo visto, per ora. Pollice in su se trovate questo evento fantastico, vi invito a scrivervi se non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!